Sono Samuel. Oggi andiamo ad affrontare un brano dei Rolling Stone che si chiama Brown Sugar. L'ho scelto questo brano per farvi vedere le ritmiche tipiche di Keith Richards. Io non amo particolarmente Keith Richards, devo essere sincero, perché trovo che sia un po' un chitarrista pigro, però è utile conoscerle perché vi può aiutare anche per accompagnare altri brani. Allora, prima cosa, prima di cominciare, dobbiamo accordare la chitarra con un'accordatura aperta in re, in sol. Dobbiamo, allora, scusate, metto il pulito. Ok. Allora, se non avete visto il mio video sull'accordatura aperta in re, dad gad, andatevela a vedere, e lo trovate nella lista dei video. Questa accordatura aperta in sol, allora, si ottiene così, ve lo dico in maniera molto semplice in modo da che non dobbiate farvi tutti i calcoli. Dovete abbassare il mi basso e il mi cantino di un tono, quindi lo abbassate. E la stessa cosa vale per la quinta corda, il la, lo abbassate di un tono. In modo che suonando le corde a vuoto, voi otteniate un sol, come se steste diteggiando un sol. Quindi. Perfetto. Questo ci permette di fare un barré, e di suonare in maniera che suoni già come un accordo. Ok, allora andiamo al dodicesimo tasto con l'indice, facciamo un barré a partire dalla quinta corda in giù, poi mi metto un po' più vicino al tredicesimo tasto, quindi dodicesimo tasto barré dalla quinta corda in giù, al tredicesimo tasto il medio e al quattordicesimo quarta corda l'anulare. Quindi viene fuori questa cosa. Ok? E io cosa faccio? Allora, suono questo. Poi alzo queste due dita, mantenendo solamente il barré. Poi la cosa bella di questo brano è che praticamente manterremo sempre, quasi sempre questa posizione anche per gli altri accordi. Quindi viene fuori. Poi mi sposto al quinto tasto. Solo che faccio l'inverso, prima il barré e poi le due dita. Quindi. Lo faccio molto lentamente, allora. Questo per quattro volte. Poi cosa succede? Faccio la stessa cosa all'ottavo tasto, però cambiando la pennata. Faccio questa cosa qua. Ta ta ta. Diteggio. Giù, giù, su. Giù, su, giù, 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 su. Sono le direzioni delle pennate. Ok. Quindi. Quinto tasto. Poi primo tasto, terzo tasto, all'inverso, quindi prima diteggiato e poi col barré basta. E poi al quinto, quindi tutto insieme viene. È abbastanza semplice come vedete il pezzo, si tratta solo di trasportare questa posizione in giro per il manico. Ok, vediamo la seconda parte dell'accompagnamento, che è praticamente, ritorniamo al discorso del blues che abbiamo fatto, di come molti brani rock abbiano attinto a piene mani dal blues. Quindi facciamo un barré, un micro barré che include quinta e quarta corda. Le sentite?
quindi. Ok, poi sulla quarta corda andiamo a mettere, tutto questo lo facciamo al quinto tasto, con l'anulare andiamo a prendere settimo capotasto, quarta corda. Poi stessa cosa al decimo tasto. E poi anche al terzo. Poi corde a vuoto. A vuoto che suonano come un accordo di sol. Sentite che non c'è possibilità di errore, anche se sporcate un po' il suono, anche con la distorsione, non c'è nessun tipo di problema, anzi, Keith Richards sporca molto il suono anche volutamente. Poi, cosa faccio? Uno slide al quinto tasto. Quinto tasto con l'anulare. Quinto, terzo. Quinto sulla quarta corda, quindi quinto, sesta corda, terzo, quinta corda, quinto, quarta corda. Poi terzo tasto, terza corda, quinto tasto, quarta corda. Poi faccio il mio giochino classico di ruotare l'anulare per andare a prendere la corda sotto, quindi... poi terzo tasto. Lo faccio molto lentamente. Questo è tutto. È un brano molto semplice da suonare, come vedete. Anch'io non l'ho studiato tantissimo, però è talmente facile che con poco si può praticamente cominciare a suonare in stile Rolling Stone. Questo è tutto per oggi, vi saluto e alla prossima, ciao!